Bentornati al consueto appuntamento settimanale con Fiscal News per saperne di più. Il notiziario economico up to date con le flash news, la rubrica L'esperto risponde e gli speciali con argomenti di interesse comune. Potete scriverci a cristina.fiscalnews@tefchannel.it, lasciare i vostri commenti, quindi i vostri post, sul nostro profilo Facebook Cristina Fiscal News. Passo adesso la parola alla rubrica L'esperto risponde al dottor Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Fox. Ben ritrovati, appuntamento odierno dedicato alle novità fiscali del momento. Cercheremo un po' di puntualizzare due argomenti fondamentali sui quali abbiamo avuto delle novità in questi ultimi giorni e in particolare oggi ci dedicheremo a quello che è la sanatoria dei ruoli esattoriali di cui abbiamo già parlato e ne riparleremo in quanto sono intervenute importanti novità. E poi parleremo anche di un altro aspetto importante collegato agli affitti, alle modalità di pagamento degli affitti sui quali tanto si è discusso nelle ultime settimane. Ma iniziamo con il primo argomento di cui vi accennavo, e cioè Equitalia, cartella esattoriale. È un argomento sempre tanto interessante, in quanto sappiamo tutti quanti problemi ha causato e causa la stessa cartella esattoriale, quindi Equitalia che si preoccupa di riscuotere. Noi, per effetto della legge di stabilità del 2014, quella che una volta si chiamava finanziaria, abbiamo delle novità proprio sulle cartelle esattoriali. C'è una norma che dà la possibilità al contribuente di poter rottamare la cartella. Ma attenti, così come abbiamo già più volte ripetuto, non si tratta di una rottamazione a prezzi scontati, cioè non ci dicono hai una cartella esattoriale di 2.000 euro, dammi il 20% e chiudiamo la partita. Non è assolutamente così, sta di fatto che questa particolare modalità di sanatoria non sta avendo quel successo che loro si aspettavano, ma che noi abbiamo subito puntualizzato la poca convenienza. Ma per capire la novità facciamo quindi un brevissimo così ripasso di cos'è questa norma, cos'è questa sanatoria. Beh, questa norma, come vi dicevo, introdotta dalla legge di stabilità 2014, consente al contribuente che ha ricevuto una cartella esattoriale, e ricordiamo che la cartella esattoriale arriva quando un contribuente non ha pagato, ad esempio, delle imposte o altro, e vedremo cos'è questo altro. E quindi non ho pagato entro i termini prestabiliti, successivamente arriva un avviso bonario, poi diventa cartella esattoriale. Se non si paga la cartella esattoriale, questo diventa un titolo esecutivo e dà la possibilità ad Equitalia di provvedere con delle azioni che, dicevo già prima, nel passato hanno creato tanti problemi con pignoramenti, sequestri e quant'altro. Allora, cosa ci dice questa norma? Dice: guarda, se tu hai una cartella esattoriale, io ti consento di effettuare la chiusura della partita con il pagamento di una somma scontata. Ma quando arriva la cartella, cosa c'è, ad esempio, nei 2.000 euro che abbiamo appena detto nell'esempio? C'è l'imposta non pagata, poi ci sono le sanzioni, l'aggio della riscossione e gli interessi. Quello che incide di meno solitamente sono gli interessi, perché le sanzioni di solito raddoppiano l'importo dell'imposta che non ho pagato, poi c'è l'aggio della riscossione che si paga per poter riscuotere ad Equitalia ed infine gli interessi. Beh, lo sconto previsto da questa norma prevede unicamente l'abbattimento degli interessi, quindi questo ha determinato quindi la scarsa così, considerazione da parte dei contribuenti, anche perché poi c'era un altro problema, non soltanto era poco lo sconto, ma avrei dovuto pagare il tutto entro il 28 febbraio. Ora, la prima novità interviene proprio su questa data, considerato che ben pochi contribuenti hanno aderito alla sanatoria, il 28 di febbraio diventa 31 di marzo, quindi un mese di tempo in più per poter aderire alla sanatoria. Altra novità importante, mentre prima si parlava unicamente di cartelle esattoriali, sono quelle che solitamente si ricevono perché ci si affida ad Equitalia, ma vi è anche la possibilità che un soggetto, nel caso di specie potrebbe essere anche un comune, non si affidi ad Equitalia. E quindi lo strumento utilizzato per poter quindi riscuotere le somme sono le cosiddette ingiunzioni, e quindi non solo cartelle esattoriali. Beh, la norma a tale proposito dice che possono rientrare nella sanatoria non soltanto le cartelle esattoriali, ma anche le varie ingiunzioni. Ricordo, così per semplicità,
che rientrano nell'agevolazione non soltanto le cartelle esattoriali collegate ad imposte, quindi imposte non pagate, IVA, IRPEF, ma anche tutto ciò che è collegato a multe stradali, ad esempio, o a bolli non pagati. Tutto ciò rientra nella sanatoria, ricordo, entro il 31 di marzo, abbattimento unicamente degli interessi. Questo ci consente evidentemente quindi di chiudere la partita con l'Equitalia. Altra novità di cui volevo parlarvi e di cui abbiamo già parlato anche in occasione di una puntata andata in onda nelle settimane precedenti, quindi è le modalità di pagamento dei contratti di affitto. Ricorderete che dal 1 gennaio del 2014, sempre per effetto della legge di stabilità ex finanziaria, ci hanno detto che quando colui che paga il fitto è un privato, quindi per un appartamento, per un immobile, il pagamento, anche se inferiore a 999 euro, doveva essere effettuato obbligatoriamente in contanti. Quindi ciò vuol dire che in buona sostanza io ho un appartamento in affitto, al proprietario avrei dovuto pagare il fitto a partire dal 1 di gennaio unicamente con denaro che era tracciato, quindi non in contanti o con bonifico, con assegni bancari, eccetera. Ora questo, come dicemmo a suo tempo, ha creato tutta una serie di problemi perché andava a determinare un adempimento inutile. Perché? Perché se è già il contratto tra quindi il proprietario e colui che conduce in affitto l'immobile, che senso ha introdurre un obbligo di monitoraggio del pagamento? C'è già il contratto. Chi invece era già furbo continuerà a fare il furbo, cioè se non c'è il contratto di affitto ovviamente non andrà ad effettuare un pagamento con un assegno bancario. Quindi norma tra quelle numerose norme inutili che vanno unicamente a complicare la vita del contribuente. Beh, cos'è che è accaduto in tale circostanza? Che mentre questa norma, legge di stabilità, aveva introdotto l'obbligo del pagamento sempre e comunque con sistemi tracciabili, a prescindere dall'importo, quindi anche se inferiore a 999 euro, quindi con un apposito provvedimento, è stata reintrodotta la disposizione che ci stava prima del 1 gennaio del 2014, per effetto della quale io posso effettuare un pagamento in contanti purché l'importo non supera i 999 euro. Quindi ciò vuol dire che se il mio fitto sostanzialmente 700 euro, 800 euro mensili, io potrò continuare a pagarli in contanti se lo desidero, in quanto inferiore alla soglia dei 1000 euro, che ricordiamo che persiste ed è quella che ci dice che non possono essere effettuati pagamenti in contanti. Quindi ciò vuol dire in buona sostanza che se io ad esempio a gennaio ho pagato un fitto e l'ho pagato violando questa disposizione, immaginate 500 euro l'ho pagato in contanti, nessuna sanzione sarà applicata. Quindi fino a quando avremo nuove disposizioni continueremo a fare quello che abbiamo fatto fino a dicembre, quindi ignorando questa disposizione entrata per effetto della legge di stabilità che è stata superata, anche se tecnicamente si dice che è stata sospesa fino a luglio in attesa poi di un apposito provvedimento normativo che con effetto di legge dovrà abolire effettivamente quindi questa novità. Bene, anche per oggi io ho terminato, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana. Grazie e arrivederci. Ringrazio e saluto per il suo contributo il dottor Antonio Gigliotti. E prima di congedarvi, ricordate, vi aspetto tutti i giovedì alle 23.35, il venerdì alle 19.35, la domenica alle 12.45 con Fiscal News per saperne di più. Grazie per l'ascolto.